Nel precedente episodio, grazie ad una giornata passata insieme a suo padre, Chloe è sempre più vicina a comprendere quale sia la strada giusta da seguire assieme al suo Ivy. In questa puntata arriva il giorno delle semifinali ed Ash continua ad allenarsi assieme alla sua squadra finché per una serie di eventi non incontra proprio la sua avversaria Camilla, anch'essa in procinto di terminare la preparazione. Dopo aver incontrato anche due bambini, Camilla racconta ad Ash e Go il suo primo incontro con Garchomp, avvenuto quando quest'ultimo era ancora un nuovo Pokémon, una situazione piuttosto simile a quella del primo incontro tra Ash e il suo Lucario. Intanto, dopo aver aiutato i due bambini a ritrovarsi dopo essersi persi di vista, la lotta tra Dandel e Dianta è già cominciata e si appresta anche a terminare, dato che il monarca ha praticamente sconfitto quasi tutti i Pokémon della ragazza, alla quale non resta altro che Gardevoir. Mentre Dandel ha subito soltanto una sconfitta. Tutto questo mentre il Team Rocket continua con le sue dirette del torneo. Dopo aver perso anche Rillaboom, il ragazzo manda in campo il suo Charizard e i due fanno Gigamaxizzare e Mega Evolvere i loro Pokémon. Gardevoir, mentre viene colpita da Gigavamp avversario, tenta di sfruttare i suoi poteri psichici per rigettare contro il nemico la sua stessa mossa. Ma Charizard si dimostra essere ancora una volta troppo forte e riesce a vincere l'incontro. Dandel è così il primo finalista ufficiale del torneo, in attesa di scoprire chi dovrà affrontare tra Camilla ed Ash. Nel prossimo episodio avrà finalmente inizio l'attesa sfida tra Ash e Camilla. Per scoprire cosa succederà, non perdetevi il prossimo In Sintesi.